Potete avvicinarvi comunque. E beh, Pino la lavatrice. Molto piacere, giovanotto. E beh, Pino la lavatrice. Avevo capito, o pensa che siamo ritardati? E beh, Pino la lavatrice. Piacere. Signori, questo che vedete è l'atrio del Palazzo Salina. 1225 tra stanze, saloni, servizi, 88.000 metri quadri, 43 chilometri di corridoi. E questo solo nella prima ala, perché al termine della seconda, lo sai cosa c'è? Il confine con la Svizzera. Giovanotto, io sono Don Fabrizio Tommasi di Babbudoio. E beh, Pino la Lampedusa. Molto piacere, ma veniamo a noi. Devi sapere che io sto cercando un precettore per mia figlia Concetta, che le tenga compagnia, le dia una formazione umanistica, ma soprattutto che le insegni il galateo. Non l'ho spento il flash, vero? Tu ti senti portato? Per cosa? Per il galateo. Sì. Lo vedremo, anche perché giovanotto, oggigiorno è indispensabile conoscere le lingue straniere. Tu le conosci? Tutte. Esagerato. Anche il giapponese? Te lo giudo. Ma scritto o parlato? Mangiato. E il pakistano lo mastichi? Più che altro lo fumo. E il nepalese? Meno, perché è più raro. Imanal Aismek Voricocuvum e Garbo. Chi sono? Quello del Signore degli Anelli. Legolas. E cosa mi dici in gallese? Hai dimestichezza con gli idiomi africani? Bogo bogo. Con quelli indiani? Cassi cassi. Con quelli cinesi? Ci plovo. Con quelli dell'est? Ci riesco. Con quelli latinoamericani? Chihuahua. Parli turco? Metti due dita bagnate nella presa di corrente. E cosa c'entra? Ti ho chiesto se parli turco. Vai tranquillo, due parole in turco ti escono. E cosa sai di albanese? Che è siciliano, che ha fatto mai dire gol. Che facevo quel personaggio bao, ciao, miau. Vabbè, però giovanotto, oggigiorno almeno l'inglese bisogna masticarlo. Infatti non esco mai senza le mie chewing gums. What's your name? 28, a febbraio ne ho fatto. Where are you from? Yes. Yes, I'm from. And the cat is? In the cul of everybody. Bene, l'inglese lo sai. Sean Larsen. Ti gavarish paruschi. Segnatelo, sono 3/4 di vodka, 2/3 di rum e 4/5 di limoncello. Ma io ti ho chiesto se parli russo. Vai tranquillo, bevi quello, parli tutte le lingue che vuoi. Ed il linguaggio morse, lo conosci? Gna 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 gna. Allora se ti dico punto linea punto 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 linea linea punto, secondo te cosa ne viene fuori? Un bel maglioncino. E se in siciliano ti dico acqua con si che sale chi non domanda cinni d'aria, assai vali e poco costa, a malu parlare buona risposta. Cosa mi rispondi? Suca. E con le lingue ci siamo. Molto bene. Ma ti ho accennato prima al fatto che a mia figlia Concetta vorrei dare una formazione umanistica.
Ora ti faccio un test di letteratura. O rispondi bene o ti sbatto fuori, chiaro? Vai tranquillo. È proporzionale al numero delle pagine nei romanzi storici. La noia. Raccontami un classico. I calzini spaiati. Tre gialli famosi. Ocra, banana, canarino. Un thriller. Tua moglie che arriva con in mano il test di gravidanza. Positivo. Leggerla fa paura. Lettera di Equitalia. Dove collocheresti i promessi sposi? Nella stufa a pellet. In ogni libreria che si rispetti non possono mai mancare le mensole. E come mai non si parla più dei trattati lapidari? Ci hanno messo una pietra sopra. Montale, Saba, Ungaretti, Carducci sono tutti nomi di vie. Pascoli? No, anche se nutro un certo interesse per l'erba. Ma è spassionato. Cosa ricordi di Quasimodo? Quasi tutto. Si tramanda oralmente. L'herpes. Sarebbe stato meglio per i fratelli Karamazov. Cambiare cognome. Il sosia, la mite, il giocatore. Sono il seguito di... Il buono, il brutto e il cattivo. E poi arriva l'idiota, giusto? Sbagliato. Bravo. Perché? È già qua. Allora, giovanotto, non ci siamo per niente. La tua preparazione è gravemente insufficiente e la rigetto prontamente. Se continua così devi sapere che frotte di finti sfollati infoltiscono in fretta le fila dei fanatici fallocrati filomarxisti. A fronte di questi funesti forestieri fissati frenastenici infiltrati nella fetta infetta della fitta a fonte di loft in affitto con l'olfatto, fiuto il fattore furti, fatui, fatti ai fratti feriti, fottiudi fritti, infarti, feltri e filtri che si asfalta, fintanto che i fanti sono affranti, si fucilati, fedenti, le stoffanti, fantastiche, non rifiuto da fetti infiniti, coi fioriti favoriti, l'effetto è quello di farfugliarti, sofferti, referti, offerti e forti, fertili, elefanti. Tutto chiaro? Sì, sì. Sei preparato in filosofia? Sì, sì. Alcibiade, Critone, Eutifrone e Cratilo sono solo alcuni dei nomi che Platone ha scelto per i suoi pargoli. Questo cosa sta a significare? Che era meglio che i nomi li scegliesse la moglie. Chi è colui che canta il mito? Max Pezzali. Hegel e Heidegger seguono le orme di Hansel e Gretel. Kant? No, però sono i Bonghet. Hobbes? Bricolage. Ficht? E Flocht. E l'etica la sai? Ma cosa ridi? La sai l'etica? Sono l'etica. E la morale? È sempre quella, fai merenda con Girella. Cosa è Gli uccelli? L'ultimo film di Rocco Siffredi. E di Aristofane? Ah, con lei l'ha girato. Aristofane era un uomo. Ah, con lui l'ha girato. E Aristofane era girato. Cosa si chiede Socrate né le nuvole? Ma mi si aprirà oggi il paracadute. Dove collochi Polluce? Prima dell'Induce. Assiolo? Vicino al Mignolo. Ciamblico? Intorno all'Obelico. Cos'hanno scoperto Eraclito e Clitomaco nelle loro esplorazioni? Chi? Eraclito e Clitomaco. Cosa hanno scoperto nelle loro esplorazioni? Il punto G.
Ah sì? E allora Benedetto Croce? Il punto croce. So di non sapere. E siamo in due. No, io so di non sapere. Ma io lo so meglio di te. No, io so di non sapere. E allora perché cazzo chiedi a me? Allora, in filosofia siamo andati male. Facciamo così. Ultima possibilità. Hai mai letto un romanzo d'appendice? No, però da piccolo ho tolto le tonsille. Cosa mi rispondi se ti dico Salgari? A che piano? Intendo Emilio Carlo Giuseppe Maria Salgari. Cosa mi dici adesso? Che vado a piedi, l'ascensore è pieno. Ma Salgari è quello che ha scritto il primo ciclo di Sandokan, il secondo ciclo di Sandokan e il ciclo di Yanez. Cosa ha dimenticato? Il ciclo di Marianna. Che peraltro era il più regolare. Ah sì? Che Yanez aveva dei ritardi impressionanti. È che Yanez era un uomo. Ah, ecco perché aveva ritardi allora. E come mai Marianna trovava Sandokan così tanto attraente? Perché era conturbante. Questa è brutta. Allora facciamo così. Ultimissima possibilità. E quella era l'ultima. Ma la smetti di riprendere? Guarda la serata e butta quel cellulare. Mangialo. Che sei grande, che sei grande. Cosa ne fai di questi video? Mangialo. Si possono spegnere le luminarie sul pubblico? Quali? Queste che girano. Allora, grazie. Ultimissima possibilità. Se la figlia del corsaro verde si chiama Manuela, perché ha una voglia verde nella schiena? Come mai la figlia del corsaro nero si chiama Yolanda? Perché di nero ha la mutanda. Bravissimo, giovanotto! Iniziavo a disperare, invece sarai tu il precettore di mia figlia Concetta e quindi avrà uno stipendio di 5.000 euro il mese. Minchia! Come? Lo dico, caspita! Nonché avrai una indennità di rischio di 300.000 euro l'anno. Riminchia! Prego? Ricaspita! E in cosa consiste tutto questo rischio? Niente di particolare, devi sapere che Concetta, al seguito di un delicato intervento alle gonadi, è diventata lievemente ninfomane. Ora, se tu sei una persona integerrima, non dovrebbero esserci problemi. Non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo integerrere e io lo integerro. E allora siamo d'accordo. Dove devo firmare? Non c'è bisogno, perché tra uomini basta una stretta di mano. Grande. Aspetta che ti presento Concetta, che qua affiancata, qua che stava facendo il video. Concetta, ti puoi alza la mano per favore. Girati, girati, così ti vedono. Ecco, lì è Concettina, adesso potete appartarvi, vi fate un selfie. Che sa già il telefono pronto. È uscita male l'operazione alle gonadi. Perché? A questa gliele hanno messe e non gliele hanno tolte. E dovevi vedere com'era prima, eh. Ah, quattro coglioni aveva. Vabbè, grazie di tutto. Dove stai andando? A dire a quelli del collocamento che sono ancora libero. È la stretta di mano tra uomini. Se la dia con sua figlia, va.